Paschi. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa. Vi ringraziamo per l'ascolto. Quindi, dopo la pausa musicale, avremo l'intervista a Sabrina Alfonsi, presidente del primo municipio. A tra poco, quindi. Today.
Bene, allora riaccendiamo i microfoni qui da Radio Rete Edicole con qualche minutino di ritardo, ma è sempre un po' così quando si tratta di intervistare appunto responsabili istituzionali, soggetti politici e quant'altro, perché poi la loro vita non è facilissima. Allora innanzitutto salutiamo Sabrina Folzi, buongiorno Alfonsi, che è la presidente del primo municipio di Roma, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, abbiamo scomodato Alfonsi, però per parlare di un tema importante, i mille fili di connessione tra le edicole, anzi la rete delle edicole, devo vietarmi di chiamarle ancora edicole, c'è questo nuovo termine, rete delle edicole, che tra l'altro è stato ufficializzato da questo bel bando della Regione Lazio, che insomma ha messo diverse risorse con l'idea di creare appunto nei territori delle reti. E diciamo così, Alfonsi, le edicole sono una rete naturale, lo devono diventare in maniera chiara e cercando in questo di dare una mano anche alla pubblica amministrazione, una mano reciproca, devo dire, perché le edicole sono in forte crisi in questo periodo. Abbiamo avuto un piccolo ma importante accordo a Firenze, dove addirittura nelle edicole è possibile avere i certificati. Su Roma ci stiamo incamminando, forse un po' ritardo, ma insomma questo adesso non conta più, sulla strada dell'innovazione e soprattutto della collaborazione con la pubblica amministrazione. Allora, quali orizzonti vede lei, innanzitutto come giudica insomma questa idea della Regione Lazio di dare forza alle reti di impresa? Lascio la parola. Le reti d'impresa sicuramente sono una grandissima opportunità, soprattutto secondo me sul centro storico, perché chiaramente diamo un aiuto a tutto quel commercio, artigianato e presidi come quelli delle edicole, che oggi sono in sofferenza e che invece per noi fanno la differenza sul centro storico, situazioni che stanno in sofferenza perché ci sono i grandi centri commerciali che hanno spostato e cambiato anche un modo di comprare, ma questo ha portato alla desertificazione del centro storico sempre di più, e quindi noi abbiamo voluto fortemente aderire al bando della Regione Lazio. Infatti nel primo municipio ci sono ben 7 reti che hanno vinto, ma in più le reti, quelle di genere come quello delle edicole, proprio perché l'abbiamo preso proprio come impegno da parte dell'amministrazione municipale. Ecco. Le edicole per noi sono un presidio vero, soprattutto tutte quelle che sono in centro storico, è vero che stanno in difficoltà, ma per noi sono anche un controllo del territorio, sono le più vicine ai monumenti, possono diventare dei punti di informazione per i turisti, devono essere sicuramente un po' esatto come Firenze gli dà i certificati, io non so se arriviamo ai certificati, ma sicuramente dovrebbero essere dei punti di informazione, di sostegno e quant'altro per le persone, soprattutto i turisti che gravitano nel centro, e in cambio la possibilità di avere appunto dei presidi, no, lì dove si possono comprare generi di prima necessità e non solo i generi classici delle edicole. Certo, devo dire che qualche piccolissimo esempio c'è a Roma, come nel quarto municipio, il famoso PIM, il punto di informazione municipale, che apre, diciamo, a un confronto un po' più stretto
sui temi proprio dell'amministrazione territoriale e quindi fa dell'edicola, sì, come dice lei, un avamposto, un presidio, ma nello stesso tempo un nodo di interscambio tra quella che è l'opinione pubblica, il grande mare dell'opinione pubblica dei cittadini e la pubblica amministrazione. Lo dico questo perché nel ragionamento che ha fatto Zingaretti l'altro giorno a questa importante iniziativa in cui sono stati premiati alcuni progetti, nelle parole di Zingaretti è venuta un po' fuori l'idea, sì, una rete commerciale, anzi reti di impresa commerciale, però con questa vocazione a riallacciare nodi sociali e rapporti con i cittadini. Mi è sembrata un po' questa la sottolineatura e questa sottolineatura vorrei rimetterla un po' in evidenza in questa intervista con lei. No, ma assolutamente, quando noi abbiamo lavorato sulle reti di impresa abbiamo lavorato in questo senso, nel senso che sono dei presidi del territorio, sono i primi punti dove i cittadini vanno, sono il punto di scambio tra cittadini e turisti. Noi diciamo sempre che il centro storico deve vivere in equilibrio tra gli abitanti, tra chi viene in centro storico da Roma e da fuori Roma per lavorare e da chi viene come turista. Allora i negozi, le edicole, queste reti sono esattamente il punto di snodo di tutto questo e ovviamente anche un controllo, cioè il cittadino spesso anche solo nella chiacchiera mentre compra qualcosa all'interno del negozio parla di alcuni problemi del territorio, no? Il rapporto costante delle reti con il municipio, che è l'ente di prossimità, può dare sicuramente un fattore positivo per riallacciare, per fare comunità. Ecco. Roma ha bisogno di rifare comunità, perché anche quando si parla di senso civico, quando si parla del bene comune, eccetera, se noi non ristabiliamo delle maglie della comunità, questo non lo faremo mai. E in questo senso io penso che le reti possano diventare veramente un punto di eccellenza. E in questo le edicole, perché l'edicola è sempre stata vista come un punto dove se noi pensiamo che le edicole dismesse oramai diventano le conciergerie, i portierati, sì, di quartiere, no? Sì. Ecco, noi secondo me dovremmo puntare ad avere questi porteriati con le edicole aperte, sarebbe la cosa al massimo, perché cioè, ovviamente unirebbe le due cose. Per fare questo serve un sostegno economico e di possibilità di poter dare alcuni servizi da parte delle edicole che deve lasciare l'ente locale. Sì, su questo vedremo, c'è da aprire un grandissimo confronto. Io devo dire, colgo al volo queste sue parole perché per esempio in una delle linee del progetto che la Regione Lazio ha deciso di finanziare, quello della rete delle edicole, c'è proprio il sondaggio, e cioè l'idea che le edicole possono essere dei terminali proprio per fare dei sondaggi, ma parlo dei sondaggi così con tutti i numerini scientifici, non delle cose diciamo libere e senza riferimenti certi, e in questo per esempio la radio web, che è un'altra delle linee di questo progetto, cercherà di supportare gli edicolanti nella formulazione dei sondaggi e anche nella diffusione dei risultati. Ecco, abbiamo deciso di metterci la radio web, anzi la web radio come dovrebbe essere detto più correttamente, proprio con quest'idea di dire il territorio con le sue linee di comunicazione, ma anche con la possibilità di esprimere quello che fa e di rappresentare nel grande mare del web, che lo sappiamo insomma ha miliardi di frequentatori, magari appunto si riesce a stabilire qualche collegamento inedito in questo mare di opinione pubblica che è il web. Certo, no, questo mi sembra assolutamente ottimo, è un obiettivo, e anche questa cosa del ragionamento sul sondaggio, sul questionario, i sondaggi, sì sia di cose che si potrebbero fare, sia dei problemi che ci sono, sia di cose fatte. Cioè uno potrebbe, come ente locale, mi piacerebbe sapere
se tutti sanno che, non so, che abbiamo fatto una certa cosa e come viene valutata. Questo potrebbe essere sicuramente un primo collegamento, insomma, che possiamo fare.